Buongiorno, mi chiamo Viviana Ghizzardi. Oggi vedremo insieme un esercizio che andremo ad eseguire da seduti, per cui avremo bisogno di un pezzo di circa 60-70 cm di un tubo galleggiante da piscina, che però, nell'eventualità, potrà essere sostituito da una salvietta arrotolata e ripiegata. L'esercizio di oggi si concentra sulla muscolatura del tronco, delle gambe, sulla coordinazione e se eseguito in maniera ritmica e corretta per un periodo di tempo sufficientemente lungo, porta anche a una stimolazione del sistema cardiovascolare. Insomma, un esercizio, come dicono gli anglosassoni, total body. Partiamo seduti sulla parte anteriore della sedia, quindi senza appoggiarci allo schienale. Questo implicherà già un lavoro da parte della nostra muscolatura di sostegno, che lavorerà per tenerci bene dritti in posizione. A questo punto andremo ad afferrare il nostro tubo sulle due parti laterali e a portarlo qui, di fronte a noi. Ora, le braccia faranno semplicemente questo lavoro. Inclino a destra, inclino a sinistra, inclino a destra, inclino a sinistra. Abbiate cura di tenere le mani non qua, ma leggermente, con il tubo leggermente più basso della linea delle spalle per evitare di sovraccaricare i trapezi. Quello che accade è questo. Espiro, abbasso il tubo a destra, sollevo il ginocchio sinistro per andare a incontrare il tubo. Torno, espiro, scendo, salgo, torno. Se avete bisogno di darvi un aiuto per mantenere il ritmo, ricordatevi che con la parte che fate scendere del nostro galleggiante possiamo toccare il ginocchio, così abbiamo uno stimolo tattile che ci indica che stiamo eseguendo correttamente il movimento di coordinazione. Attenzione però, vediamolo un attimo di profilo, perché qui c'è il vero punto critico dell'esercizio. Se io non sono in grado di sostenere correttamente attraverso l'uso della muscolatura di addome e schiena la mia posizione, quello che accadrà sarà questo. Ogni volta, preso anche dal desiderio di sollevare bene il ginocchio, tenderò a cadere indietro con la schiena verso lo schienale. Due consigli. Il primo, non è necessario, anzi per nulla, arrivare con la gamba che sale a toccare il tubo. Quindi potete sollevarla poco e concentrarvi invece bene sulla retrazione dell'ombelico che va dentro in modo che la parete addominale sia forte e dia il giusto supporto alla schiena. Ma se vi rendete conto che tutte queste cose insieme da controllare sono troppo complicate e rischiate di perdervi dei pezzi per strada, allora inizieremo a eseguire l'esercizio appoggiati contro lo schienale. La nostra parete addominale farà sempre lo stesso lavoro, l'ombelico che va in dentro quando sale la gamba, ma non rischierò di avere dei movimenti di inclinazione avanti e indietro del tronco che potrebbero risultare poi in un mal di schiena. Eseguite questo esercizio almeno 10 volte per gamba prima di riposarvi, ma vi do un ulteriore suggerimento. Se io lo eseguo lentamente, sollevando bene la gamba e mantenendo la gamba sollevata per tutto il tempo della espirazione, questo esercizio assume una sua importanza come esercizio di tonificazione. Se io invece inizio ad eseguirlo un pochino più piccolo, e più ritmico e quindi di conseguenza anche il movimento delle gambe viene un pochino più contenuto. Posso invece che 10 ripetizioni fare un blocco a tempo, magari 20 secondi per cominciare e poi 30 di questo movimento, andando a stimolare un pochino di più il sistema cardiovascolare. A voi la scelta. Da parte mia, l'augurio di un buon lavoro.